Pronto? Ciao Luciano, buonasera. Buonasera Luciano. Siamo in live. Siamo in live, siamo contro calcio. Siamo in diretta, Eccomi. dottore. Allora, 5 minuti, ragazzi, Non si perché ho preoccupi, non fretta. si preoccupi. Non si preoccupi. Prego Damiano, vai pure con la domanda. Allora, intanto benvenuto. Volevo chiederle al volo come vede la Juventus quest'anno, se può essere una squadra che può vincere lo scudetto, se può arrivare in Champions League, cosa ne pensa di Massimiliano Allegri. Un quadro da parte sua sulla Juventus. Allora, le squadre che secondo me lotteranno, io ho scritto, probabilmente non mi leggete, ho scritto sui giornali, ho detto in televisione che secondo me sia Napoli che Lazio non ripeteranno il campionato dell'anno scorso. E il Napoli è il campione d'Italia e la Lazio era la seconda classificata. Non so se avrò indovinato, però credo che siamo per la strada. Perché secondo me le 2 migliori squadre di questo campionato sono sicuramente l'Inter, soprattutto, e il Milan, il quale per me lotteranno e si lotteranno per vincere il campionato. Il resto sì, il Napoli può arrivare terzo, può arrivare anche secondo, può competere, ma non certamente vincere il campionato, mentre la Lazio è da escludere che possa ripetere il campionato dell'anno scorso, prima di tutto perché manca un dirigente Vero. come militare e questo qui è già una cosa importante per reggere dei sorti di una squadra di calcio dove ci sono tante teste a parlare. Pronto? E appunto siano i favoriti, soprattutto all'Inter. E invece le faccio una domanda. No, però Siccome non ha mai risposto sulla Juventus, quindi non ho capito dove ha messo la Juventus, mi perdoni, dottore. La Juventus Attacca e chiama, frate. spero riga. Mi sa che non li prende benissimo. Diglielo, però. Non è che ci No. devi avere timore reverenziale di chiunque. Cazzo, diglielo se non prende il telefono. Pronto? Eccola, adesso la sentiamo. Era un attimo Sì, che andata non via la linea. prendeva forse il suo telefono, prego. Ecco, volevo dire che praticamente la Juventus è una squadra fatta di buoni giocatori, indubbiamente, però collocati in una maniera in cui caratteristiche praticamente, soprattutto quelle del centrocampo, non danno un input positivo a chi sta davanti e non difendono quelli che stanno dietro. Secondo me la Juventus potrebbe approfittare per arrivare in Champions, per qualificarsi in Champions, di un fatto importante, che è predominante secondo me, e cioè quello di non fare la partita infrasettimanale quando praticamente diventeranno quelle partite pesanti per il continuo utilizzo. E la Juventus potrebbe essere favorita da questo, ma al limite per arrivare in qualificarsi in Champions. Pensa che sul mercato è stato fatto il possibile? Eh? Lei avrebbe fatto qualcosa di diverso? Ma io non ci sono, quindi non dico che avrei fatto, perché bisogna Ok. conoscere l'ambiente, bisogna conoscere lo spogliatoio. Dico soltanto che non hanno potuto fare perché c'era da vendere dei giocatori e la Juventus non aveva giocatori da mettere sul mercato perché il rendimento di quelli migliori non è stato positivo nel passato. Chiaro. Luca, hai una domanda? Sì, sempre sulla Juventus, io voglio chiedere, anche se in parte ha già risposto e temo non mi risponda, però voglio chiedere, Luciano Moggi, se oggi fosse dirigente della Juventus, come avrebbe gestito la situazione Allegri dove c'è una grossa fetta della tifoseria che diciamo è contro la conferma dell'allenatore, quindi se avrebbe difeso il proprio allenatore, la propria scelta, oppure avrebbe, si sarebbe fatto condizionare un po' dal volere dei tifosi, come avrebbe gestito? Allora, prima di tutto il volere dei tifosi non è vincolante. Chiaro. Poi ricorderete che quando io presi Ancelotti, tutti mi dissero che avevo preso un maiale. E io dissi ai tifosi, va bene, allora sarà la prima volta che un maiale starà in panchina della Juventus. E tutti zitti, perché praticamente decide la società. Poi il tifoso, se vuol venire allo stadio, viene, se no se la vede. Va al cinema, va da qualche altra parte. Per quanto riguarda invece il discorso di Allegri, è un discorso un po' particolare. Se andiamo a vedere, Allegri ha vinto 5 campionati, coppe, supercoppe,
ha vinto praticamente molto di quello che è stato il bottino della Juventus, per cui giudicare un allenatore del genere è anche difficile, se vogliamo, ma è chiaro che non diverte, perché lui praticamente non fa la partita ma subisce l'avversario. Su questo penso che non ci siano dubbi, l'avversario si è scadente, la partita è scadente. Io non voglio parlare della partita con l'Empoli dell'altra settimana, perché veramente è meglio trascurarli. Non le è piaciuta? A me no, non okay. È piaciuto a nessuno. Tenere presente che oltretutto Allegri ha detto che è stata una bella partita con delle occasioni da parte della Juventus, e non ha tenuto conto che quella squadra ultima in classifica con 0 gol segnati, praticamente subiti 7. Quindi voglio dire, non si deve esagerare in questo, e quella società deve mantenere Allegri su certi rismi e soprattutto nelle dichiarazioni. Però come allenatore mi sembra che sia, l'anno scorso, con tutti i disagi che ha avuto, il fortuna eccetera, mi sembra che sia arrivato terzo. Chiaro, anche con le sentenze eccetera, non era una situazione sicuramente facile da gestire. Ma lasciate stare le sentenze lasciano il tempo che trovano, non coinvolgono la squadra, anzi danno impulsi positivi alla squadra per richiudersi in se stessi e per combattere contro il nemico che viene individuato all'esterno, per cui quello non è un problema. No, ha fatto, pur non dando dei grossi spettacoli, ha fatto un campionato onorevole, praticamente, se non c'era la penalizzazione si era classificato in Coppa, in Champions. Quindi è difficile, sì, giudicare un allenatore che porta avanti la squadra nella prima posizione. Dami? Signor Moggi, mi perdoni, ma ce lo chiedono i nostri ascoltatori in chat. Che cosa ne pensa della nazionale, della mossa che ha fatto Mancini, se la ritiene, se ha ritenuto le sue dimissioni per quello che è successo con la federazione a detta sua, o quello che dicono in molti perché aveva la rabbia dietro? E cosa ne pensa del percorso io, Spalletti? Io partirei dall'operato della federazione, sarebbe meglio. Okay. Anche perché nessuno tiene più conto che siamo stati non siamo riusciti a qualificarci due volte. Quest'anno siamo stati praticamente messi fuori dall'UEFA delle nazioni. Praticamente le nostre nazionali minori sono state tutte superate, solo l'Under 19 praticamente ha fatto dei risultati. Allora, sarebbe da dire invece che la federazione, considerando che c'è libera circolazione della manodopera, nella fattispecie i soggetti esteri, è giusto che vengano a giocare nei campionati, ma è anche giusto che una federazione possa dire: guardate, fino a un certo limite, fino a 5-6 giocatori, gli stranieri vanno bene, oltre praticamente vanno in panchina o stanno addirittura in tribuna. Questo è quello che dovrebbe dire una federazione, perché praticamente il CT possa avere la possibilità di utilizzare una squadra vera e non dei rincalzi, addirittura andare a prendere le tegue in Argentina, a Newton, in Svizzera, mi sembra una cosa fuori posto. Poi dopo ci sta anche il fatto che Gravina ha messo le mani anche nello staff di Mancini, mandando via il secondo di Mancini, e questo qui praticamente credo che abbia urtato la suscettibilità. A prescindere poi da questo, io infatti ho scritto: a me non interessa dove va Mancini, a me interessa che la federazione si metta in luogo e in mezzo per fare meno discorsi, cioè non sollecitare e dire faremo delle cose diverse per la nazionale e poi non fanno niente. Allora, no, dovrebbe esserci questo impegno della federazione. Mancini è voluto andare in Arabia, ha tutte le ragioni del mondo per allontanarsi dalla nazionale, anche perché, ripeto, per fare un 11 di una certa qualità deve andare in Argentina o deve andare in Svizzera. Però perché forse i nostri giovani non giocano. Forse, signor Maggi, la comunicazione e i tempi della scelta di andare in Arabia sono stati un po' sbagliati, non so se è d'accordo, perché comunque viviamo in un calcio in cui la comunicazione è fondamentale. No, io posso essere d'accordo, ma se lei... Io posso essere d'accordo, le faccio una domanda io. Considerando il pregresso, tutto quello che ho detto io ora,
quindi l'andazzo neppure tanto benevolo nei confronti del CT. Se lei fosse stato offerto 100 milioni in luogo di 6, che avrebbe fatto? No, ma io sarei andato probabilmente anche senza questa situazione. Allora, non facciamo i soliti personaggi. No, ma non si tratta di moralismo. Doveva, la data, certo, eccetera. Certo. No, ma è chiaro che non... No, ma è chiaro che non si tratta di moralismo, signor Moggi. Qui evidentemente ecco, forse ha fatto bene Mancini ad andare. Sì. Si è tolto Dani Pizzo e poi... adesso Spalletti, che è un buon allenatore e l'ha dimostrato, si troverà poi nelle stesse condizioni di Mancini, non certamente migliori, sempre che non vengano fatte delle riforme adatte a fare quello che dico io, cioè dare un limite ai giocatori stranieri in campo per poter utilizzare gli italiani, perché noi abbiamo giovani interessanti. Giovani che però non giocano mai. Beh, l'abbiamo visto con l'Under 19, no? L'abbiamo visto con i ragazzi. Voi dovete guardare, e poi chiudo, dovete guardare le squadre italiane che giocano in 9 e anche in 10 stranieri, e di quei 10 stranieri, fatta esclusione delle maggiori, voi mi dovete dire quali sono quelli che hanno una certa qualità. Prendiamo per esempio, adesso io dico l'Udinese, tanto per fare un esempio, anche il Sassuolo, anche... tenere presente che il Lecce, a proposito, ha vinto il torneo primavera con tutti gli stranieri. Ma detto questo, che altro dobbiamo dire? Chiaro. Bisogna voltare pagina, ma la pagina deve voltare la federazione, non il CT. Perché il CT ha fatto bene ad andarsene, visto che la federazione non volta pagina e non fa mai le riforme che dovrebbe. E con questo ho concluso, ragazzi. Grazie mille. Grazie davvero. Buona serata. Buona serata.